Ah, è permesso? Si può? Ecco, ma che cos'è qua? E questo sarebbe il famoso canale di Vox Populi. Sta mezza schifezza. Che cos'è questo fondale verde qua dietro? Ma che è sta luce qua sparata negli occhi? Ikea, guarda che morte fam. La luce di Ikea. Adesso mi sente, non è possibile. Mi aveva promesso tutt'altro. Sto menendo. Luca, c'è sti capelli. Ui ui, Vox Populi, ma non mi manna, dove mi hai mandato qua? Io sono arrivato, già non c'era nessuno ad accogliermi con il tappeto rosso. Sono stato mezz'ora sotto al sole e stavo morendo, sono riuscito a entrare da un tombino laterale. Ma dove mi hai mandato qua? Ma come il tuo canale? Ma tu fai video in questa mezza schifezza qua, con questo fondale verde, con la luce dell'Ikea negli occhi. Non sono Saveriano. Ho capito che tenga la stessa voce, ma quello è un effetto della post-produzione. Che ci vuoi fare? No, non del G-Versale. Tu mi hai promesso che mi davi un canale per un intero mese dove io potevo dimostrare che la magia esiste. E mi mandi da questo bascio, in questa bettola. Voxbo, mi hai deluso, mi hai deluso. Io lo sapevo, io ti seguo da 3 anni. E pensavo che fossi una chiavica, ma adesso ho avuto la convinzione, si prova una chiavica. Adesso per un mese ti inguaio io. Per un intero mese ti dimostro che hai torto tu e che la banda di infami che ti segue. Sulla magia, è la stregomagia e il cartomanzesimo. Sì, Voxpo, dimenticati il canale, ta faccio in tussaca. Mo vediamo, mo ci penso io. Allora, mettiamo le cose in chiaro da subito, senza perdere tempo. Voi, io non vi piaccio e voi non mi piacete. Però prima di iniziare a parlare, io devo mettermi un attimo a mio agio. Già è meglio. È a posto, pure tu è benissimo. Ci manca qualcosa a capiamo, però vediamo subito. Ecco, mo sì. No, aspetta, ma cazzo, ci vuole anche un'altra cosa. Che cos'era? Che cos'era? Aspetta, non mi viene in mente. Ah, giusto, a proposito. Ah, ora mi sento a mio agio finalmente. Mo pudimo parlare. Dicevamo, io non vi piaccio e voi non mi piacete. E sapete perché? Perché la dovete smettere di dire che la magia, lo stregomanzesimo e la cartomanessisismo non esiste. È tutto vero. Io non so più come dobbiamo fare. Io e la mia schiera di seguaci che da anni siamo su internet a chiamarci maghi, stregoni, prestigiatori, non sappiamo più come dobbiamo fare per convincervi che la magia esiste e noi siamo in mezzo a voi. Sono anni che noi portiamo tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, vabbè, quando ci conviene, portiamo tutti i giorni, che quando ci conviene, le prove che la cartomagia e lo stregomanzesimo esistono. Ma come ve lo dobbiamo dire più? Come ve lo dobbiamo dire più? Ma quanti altri video autofigure in merda dobbiamo fare per farvi capire che è tutto vero? Ma volete capire che la fonte più attendibile per capire, per rendersi conto che la magia esiste, è proprio YouTube? È il canale, è il tubo! YouTube, hai capito? YouTube, chi le piace? Non fatemi essere volgare, di corna vostra. Io ho ricevuto tonnellate di lamentele da parte dei miei seguaci, da parte dei miei iscritti ai corsi. Sì, perché faccio pure i corsi magia. Faccio anche magia sui corsi e anche sui doppi sensi e anche sulle vie principali, sull'autostrada, soprattutto in questo periodo. I miei iscritti ai corsi mi hanno fatto un sacco di lamentele per colpa vostra e di quel cornuto dell'amico vostro di Vox Populi. Maledettissimo infame, che sono anni che dice che è tutto finto e noi non sappiamo più come dobbiamo campare. La gente non ci paga più, la gente non ci crede più. Ci abbiamo messo secoli per far capire che non era tutta una stronzata, ma invece è vero. Parliamoci tra di noi, ci abbiamo messo secoli. Arriva questo, arrivate voi, è finito il teatrino per colpa vostra. Mannaggia, non ho più iscritti ai corsi. Chissà com'è quest'anno che riesco a fare degli esami. Infatti adesso, proprio dopo che vi ho fatto questa premessa, vi farò vedere anche un esame in diretta di come faccio io i tirocini ai miei futuri maghi italiani. I futuri, vabbè, la vaglione della sua età, però
Vi farò vedere un tirocinio in diretta. Abbiamo rotto, avete rotto le scatole. Avete ufficialmente rotto le scatole. Queste le avete rotte. Ma questo poi ci serve dopo per fare il rito della mela verde e della mela rossa. Lasciamo perdere. Comunque, io cosa farò? Per un mese vi metterò a figure niente. Vi farò vedere su di noi. Cioè, ci auto-infliggeremo dei riti magici, satanici e di cartomagia e di stregomanzesimo. E vi farò vedere che è tutto vero. Non vi preoccupate. No, mi sta preoccupando. Voi non vi preoccupate. Vi metteremo a figure niente. Allora, come ho deciso di iniziare questo Summer Magic? Con l'accento giusto, Summer Magic. Questo Summer Magic l'ho deciso di iniziare proprio con un tirocino di una delle mie allieve più promettenti, la mia allieva Antonio De Curtis. Poi capirete perché, è tale e quale, è uguale, è lui. Comunque, lasciamo bene, faremo un tirocino in diretta. Quindi, non tergiversiamo e facciamo entrare l'allieva. Entra Antonio, entra Totò. Benvenuti e benvenuti in questo video, carissimi amici e amiche. Vi illustrerò oggi un antichissimo rituale e la fattura della mela verde. Benvenuto a te, carissima Antonio. Oggi, bravissima, vedo che già sei preparata. Hai portato il difficilissimo e antichissimo rituale della mela verde, che adesso faremo insieme. Facci vedere come si fa, Antonio. Avrete bisogno, per l'appunto, di una mela verde, di una scatola che può essere di legno oppure di cartone. Eccola qua la mela verde, Antonio. E qua ci abbiamo anche la scatola di cartone dove abbiamo appena sbustato il nostro candeliere, che dopo facciamo aprire. Poi di 7 chiodi, 7 mi raccomando, 7 chiodi. Sì, Andò, ma tu devi essere più preciso, noi qua abbiamo i 7 chiodi, piccane, ma tu devi essere più preciso, tu devi dire che servono chiodi grandi, preferibilmente presi da una crocifissione. Ora, sarebbe preferibile prenderli direttamente da quella crocifissione famosissima. Però anche se a casa non avete a disposizione i chiodi di quella crocifissione di 2000 anni fa, aspettate che nel vostro paese crocifiggono qualcuno appena muore, dopo 3 giorni schiuatela da faccia alla croce e prendetevi i 7 chiodi che sono fondamentali. Poi una candela nera. Andò, noi abbiamo 3 candele nere, fresche del cinese, mo si muta a Katai. Sono 3 candele nere col candelabra sut di vetro. E dell'acqua. Dell'acqua, meglio se benedetta. Andò, io l'acqua ce l'ho, però non è benedetta. Andò, tu devi essere più preciso. Qua non posso mistica la gente andare in chiesa e rubare l'acqua benedetta ainda l'acqua santiera. Facci capire se posso. Allora, facciamo una cosa: per benedire l'acqua a casa, non andate in chiesa a rubarvi l'acqua, caro pure ci chiama e c'è, se la prende con lui. Benedite l'acqua di casa. Prendete un po' di acqua, mettetela in un bicchierino di plastica del caffè. In posizione delle mani, 5 secondi di silenzio e poi una frase importante. Ripetete con me questa frase: mano sulla, occhi chiusi, ma non si vede perché tengo gli occhiali, ma mano sulla, occhi chiusi. Se prendete niente, me ne sono niente. L'acqua è benedetta. È benedetta, è benedetta, è benedetta. Adesso accendete la candela. Dopodiché accendete la candela, anche se non avete a disposizione i fiammiferi, i cerini che possono anche essere pericolosi, va benissimo anche un accendino in pelle di coccodrillo del Nilo, si trovano da tutti i cinesi o gli egiziani, fate voi. Comunque adesso accendiamo in diretta le candele senza pigliafuoco. Comunque se vedete un po' di effetto magico di sventolio, non è il ventilatore che sta qua, è il fatto che qua dentro adesso è pieno di demoni e di diavoli che vanno a fare sta maledizione insieme a noi. Quindi è normale, se si muove la fiamma non è il vento, ripeto, che viene dal ventilatore che abbiamo acceso qua, perché ci stanno 45 gradi che dentro può fare su cazzo e vite per voi. È perché ci stanno i demoni che lanceranno insieme a noi la maledizione della mela verde. Guarda la pubblicità su che frutto. Va benissimo, andiamo avanti, Andò. Prendete la mela verde, battezzatela con l'acqua. Allora prendete la mela verde e battezzatela con l'acqua. Allora, intanto, padrina e madrina si avvicinano all'altare. Come la chiamiamo? Gerardo Maria. Gerardo Maria, io ti battezzo nel nome di Insigne, di Mertens e di Caglione finché non sono va. Adesso la mia. Se volete fare qualche foto del Simone, venite dietro di me, facciamo una foto. Camela a mano, è battezzata. Andiamo avanti, Antonio. Recitando queste parole. Nel nome di
e fate il nome dell'entità a voi propizie. Io battezzo questa mela con il nome di, e pensate intensamente al nome e alla persona che volete maledire. Ehi, allora qua andiamo, è difficile. Battesimo annullato, dobbiamo rifare tutto da capo, le foto le rifacciamo. Allora, chiama mela. Io battezzo questa mela nel nome di Vox Populi. Prendiamo adesso i chiodi e conficchiamoli nella mela. E diciamo queste parole. Per tutto il male che mi hai fatto. Prendiamo i chiodi, appazzamola nella mela e diciamo insieme. Per tutto il male che mi hai fatto. Poi c'è una chiave che cancoppa. Per le sofferenze che mi hai causato. Per le sofferenze che mi hai causato. Per le lacrime che mi hai fatto versare. Per le lacrime che mi hai fatto versare. Io riverso su di te tutto il mio odio. Io riverso su di te tutto il mio odio. Ma tutto, proprio tutto. Non ce la lascio manco un po' grappare. Solo per te. Però è buono come porta gli odi. Se la già usa con una cassetta di attrezzi, è buono. E ti maledico 7 volte con questi 7 chiodi. E ti maledico 7 volte con questi 7 chiodi, capito? Vox Bo? Chiedo agli spiriti, a me propizi, di tormentarti, alla sfortuna di assalirti. Chiedo agli spiriti, a me propizi, che non so chi sono perché non ci siamo mai presentati, di tormentarti, alla sfortuna di assata da magnavi i cani cancella a cadere da nassavi tutti i cani di cancella t'adamagnavi i capelli di giuva quello che scherzo sugli astemi, vedi la fattura sta funzionando, gli occhi di Vox Populi su di me, vedi la com'era la sfortuna di colpirti, alla pazzia di divorarti, la pazzia di divorarti, chi legge scemo Vox Populi, ma pure la pazzia se la da magna. Poi che dobbiamo fare? Volendo potete ampliare a vostro piacimento questa parte del rituale con un repertorio di parole che vi verranno spontanee sul momento. Andò, questa è una cosa pericolosa. Veramente vuoi che lo riempio di parole del repertorio che mi viene in mente questo momento adesso? Va bene. Mamma da. Capito? Lasciate consumare tutta la candela, poi mettete la mela e i residui della candela dentro la scatola di legno o di cartone. Sotterrate la scatola in un luogo isolato. Allora, noi non abbiamo il tempo di far finire tutti e 3 il cannello. Comunque, le spegniamo. Prendiamo una candela da qua dentro. La aggiuntate pure per quella. La togliamo qua o sennò facciamo un burdello della roba box serias chiavo sindi. Mettiamo la candela dentro la scatola, prendiamo la mela crocifissa e la mettiamo insieme alla candela, chiudiamo la scatola e la sotterriamo in un luogo lontano, almeno 800 km da casa vostra. Non la potete spedire, andai voi a sotterrarla direttamente a 800 km di distanza. Poi che cosa succede dopo questa cosa che hanno fatto? Un bacio, a presto dalla vostra Patti. E che... Ma pare vi insegna quando trasi in campo cosa fa se... Un saluto dal vostro Vox Serius. Quando celebro un rituale sono così presa da quello che sto facendo che dimentico sempre di farvi vedere i miei libri. Ah, figurati, piccola figura di niente, che ti scordate? Ti sei dimenticata di sponsorizzare i libri? Sei uscita assieme a Chiura Videocamera? Ti sei ricordata? Hai fatto un ingresso fenomenale in calcio d'angolo? Una mossa magica del giaguaro? Scusatemi che quando faccio io i rituali tengo talmente delle cose in testa a già pensare bene a chi devo inchiodare. Ma signorina, andiamo avanti, non è questo il luogo e il momento per sponsorizzare i vostri libri. Qua si vendono solo i libri di Vox Serius, noi libri ad agenda. Non facciamo pigliare colla la mela rossa, abbiamo fatto la mela verde, vediamo anche il rituale pericolosissimo della mela rossa. Passa a macchina la banana perché sono sicuro che ad alcuni
mi piace fiori tu alla banana, ma questo lo facciamo su un altro canale stanotte quando i bambini vanno a letto. Andiamo avanti con la mela rossa. E vi illustrerò oggi un rituale molto antico. È un rituale di maledizione, quindi un rituale che fa parte della magia nera. Bravissima Andone, questi ci piacciono, i rituali delle maledizioni che fanno parte della magia nera. Allora, a parte che devi dire magia di colore, perché sennò qua ultimamente ci vedono il canale del razzismo che è niente. Ma magia di colore, facci vedere questo rituale della magia di colore, della mela rossa. Allora, la mela, come sappiamo, è molto potente, sia per incantesimi d'amore, che per incantesimi contro persone che ci hanno fatto del male. Bravissima, e questo ci serve a noi, l'incantesimo contro persone che ci hanno fatto del male. L'incantesimo è la magia nera e lo sappiamo che la mela è uno strumento potentissimo, è un'arma pericolosa. Poi dipende pure dalla velocità con la quale te la lanciano appresso. Tipo, se è come faceva mio padre da piccolino, la mela e lo zoccolo avevano lo stesso potenziale di mortale. Ma che stai tirocinante. Andiamo bene, faccio vedere come funziona la mela rossa. Allora, per questo incantesimo avrete bisogno di una mela rossa. E noi siamo attrezzati qua all'Università della Cartomagia. Mela rossa. Di una penna rossa. Penna rossa. Di un piccolo foglio bianco. Di un coltellino. Piccolo foglio bianco, tanti piccoli fogli bianchi. E un coltellino attaccato alle chiavi di casa. Un coltellino originale. Di un tappo nero. Io non lo so se chi sia un track nero, ma questo è uno straccio nero, non so se è un tracco nero. Va benissimo, si chiama drappo di colore. Drappo di colore, o se no caccia tua mamma qua fuori, le manifestazioni che ci rompono la vetrina e ci fanno piangere. Andiamo avanti. Allora, procediamo. Scriviamo il nome di una persona che ci ha fatto del male. Una rivale in amore, oppure una persona invadente che ci ha fatto soffrire più volte, e una persona invidiosa, una persona malvagia. Ecco, quindi scriviamo il nome. Ah, Sandò, hai descritto precisamente la persona che conosco io, i Vox Populi. Vedi, Vox Populi. Ecco, scriviamolo. Pieghiamolo. Facciamo un foro con il coltellino della mela. Allora, per questa operazione fatevi assistere dai vostri genitori. Andate nella camera da letto di notte quando i vostri genitori stanno facendo le loro cose e fermateli immediatamente. Dove dice, papà, che stai facendo? Mamma, fermati, dobbiamo fare una cosa importantissima. Dobbiamo fare un buco all'interno della mela e non lo posso fare da solo perché io sono piccolo. Mi serve il vostro coltellino, datemi una mano, camma fa il buco nella mela. Che cazzo è sto bollino, che schifo. Dobbiamo fare il pertuso nella mela, guardate, io faccio così. Lasciandole cadere il succo, guardate, io me lo mangio. Maronna, che schifo, Andone, ma mo ci hai messo il coltellino là dentro, muto mangio. Vai avanti, Andone, vai avanti. A parte che noi siamo immortali, noi mago stregoni magicissimi. Lo so che non moriamo, però fai schifo quando fai queste cose, fattelo dire. Mettiamolo dentro. Mettiamo correttamente il bigliettino arrotolato all'interno della mela. La mela spertusata. Allora. Bigliettino all'interno della mela spertusata. Mamma mia. Numero carmana. Beh, bigliettino messo all'interno della mela spertusata. Adesso metto la mela nel drappo nero e mi concentro intensamente sulla persona che mi ha fatto del male. Adesso mettiamo la mela all'interno del panno nero e concentriamoci potentemente sulla persona che ci ha fatto del male. Guardate che manualità che tiene un Magavox Elus, guardate! C'è sti capilla. Rivedo le sue azioni passate, rivedo la mia sofferenza e desidero che non solo questa persona venga punita, ma che venga resa innocua. Innocua nel senso che non deve più fare cose del genere.
Rivedo le mie sofferenze passate, rivedo tutte le cazzimmate che mi ha fatto e desidero che questa persona diventa innocua. Innocua nel senso che non fa più male a nessun mago su internet. Noi dobbiamo essere liberi di truffare la gente. Noi dobbiamo essere liberi di far credere alle persone che quelle cose che facciamo esistono veramente e non è tutto frutto della nostra fantasia o di qualche disturbo mentale che ci attanaglia da quando eravamo piccoli. Hai capito? Mi l'ha nascosta all'interno del panno nero. Fai il tuo dovere, fai quella che la fa. Adesso esco e seppellisco la mela in un luogo lontano dalla mia casa, naturalmente dentro il drappo nero. Dopo fatto questa cosa qua, prendete la mela con tutto il panno, con tutta la roba che avete fatto, rifatevi gli 800 km dove avete seppellito la mela verde, affianca la mela verde, fate un altro buco, metteteci la mela rossa dentro il drappo vicino, cumigliate tutto, rifatevi 800 km per tornare a casa, chiudete la videocamera. E a Maronna va a compagna, nel senso che non esiste la Madonna per lui, e il dio della magia vi accompagni. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, e se non vi è piaciuto, me la fotta proprio, me importa proprio, perché t'hanno ammassassimo per tutto il mese di agosto. Non fatemi ingazzare, e ricordatevi che la magia esiste. Gli alieni sono tra noi, soprattutto nel reparto dei giocattoli, le scie chimiche invaderanno il mondo, e i fantasmi... Pronto, buonasera, mi chiamo Fausto. Vabbè, comunque sia, io domani allora vengo da lei, così lei mi fa quel bel book.